Anche quest'anno, come ogni estate, arriva il problema della balneazione, dell'informazione sulla balneazione. Una spiaggia è balneabile, non è balneabile, ci sono tante voci, tante opinioni. In questi temi non si può andare avanti a opinioni, bisogna andare avanti con certezza, con sicurezza nella tutela della salute dei cittadini. Ecco che come Comune di Fano abbiamo deciso di migliorare l'informazione a tale proposito, rendendo più fruibile, più leggibile il sito del Comune di Fano. Se voi andate nella home page del Comune, troverete la pagina Balneazione, all'interno l'elenco di tutte le spiagge con i loro codici, con in azzurro il colore quando è balneabile, in rosso l'indicazione del colore per dire che non è balneabile. Come facciamo a definire se una spiaggia è balneabile o non è balneabile? Ci sono delle misurazioni che vengono fatte da ARPAM, i risultati vengono inviati al Comune di Fano e a seguito di quello è definita la balneabilità o meno. A differenza di quanto si possa pensare, le spiagge del Comune di Fano sono migliorate tantissimo, tanto che abbiamo recuperato la bandiera blu anche per la spiaggia del Lido. Le nostre spiagge le nostre acque sono state definite eccellenti. Ora, se volete avere contezza di questo, potete andare sul sito del Comune di Fano. Inoltre, per dare maggior apertura, tutela e leggibilità di tutte le informazioni che diamo, abbiamo fatto un incontro venerdì scorso con anche le associazioni di categoria e i tecnici del Comune di Fano per spiegare come vengono fatte le analisi, quando vengono fatte, in che modo e con che frequenza. Abbiamo spiegato quando le spiagge non sono balneabili e solitamente avviene a seguito di una grande precipitazione perché entra in funzione lo scolmatore, perché arrivano comunque acque da Torrente Arzilla e Fiume Metauro. Sarà facile definire le spiagge che non sono balneabili e quando. E a seguito di questo video in calcio verrà montato un breve video tutorial in cui vi illustreremo come trovare facilmente tutte le informazioni. Il nostro interesse è quello di tutelare al massimo la salute pubblica, ma allo stesso tempo ricordiamoci che è stato fatto un grande lavoro per le acque del comune, grazie alle vasche di prima pioggia, agli scolmatori e a grandi opere che hanno permesso di migliorare la qualità delle acque. Ci fermiamo qui? Assolutamente no, dobbiamo migliorare sempre nella tutela della salute delle persone.